è arrivata Mi si era grigia. Perché ha pigliato lì? Perché mancava un pure addosso. Vedi, Azel, le serie healer, pullavamo e curavi. Ma manco solo io dentro, manca qualcun altro. Migliore speccato, adesso pullo davvero, guarda. Sì, manco solo io, capito. Ariadne, chi è Ariadne? Adesso 4 healer. Hai metà mana, ti basta, Azel. Quattro healer, te tre tank. Come tre tank? Sto morendo. Qualcuno si è respeccato tank, non dico chi. Mentre aspettavo. Sì, sì, stiamo giocando con i mob, io, Azel, qualcun altro. Ha detto che voleva curare, e allora siamo giocando. Dove ce n'è uno che spara a tutti, eccolo, guarda lì. Quindi andiamo da Crosus. Purtroppo. Guardi, io preferirei fare altri posso odio con Crosus. Potete sentire la sinfonia numero 4 di Mouse Raider. Ma sei tu? D'accordo. E qua parla dei fatti di quest'anno. Di solito detentore della sinfonia è lui. Beh, e se lo smettono di studiare, il massimo di tastiera. Ti ha avvicinato pure il microfono. Cioè io per esempio non potrei mai giocare così con il mouse. No, cioè, non comprare niente, scusate. Un estraneo. Tab. Minta pool. Servo che mi fa salva, mio, oh. Me ne va. Fai il tuo amici blu. Non possono stunnare te, Zillo, perché stunnano me? Stanotte? Non lo so. Io che non sono nemmeno neanche lontanamente vicino agli hub, mi hanno slowato. Potri. Che bella questa cupoletta, che pare a velocità massima. C'è anche te, Cafra? Sì, mi pare, no. Di sì, allora le specco io, non mi piace. Abbiamo velocizzato la stanza. È quello che è arrivato volando. Io. Andiamo? Vada. Io sto laggando a merda. Accenna a diminuire. Comunque Azel, secondo me hai un futuro più vivere. Io direi che forse ti conviene. Non fidarti, Azel. L'hanno detto anche con me come tank. ti ingannano.
Madonna che laggata. E ovviamente i pet rimangono bloccati di sopra. Ma lì però è colpa dell'addestratore, cioè se tu non li addestri bene non è che da soli escono imparati, come si dice. O no? Oh. Ok, calderone. Ok. Pentaccia. Pentolina. Allora, dunque, tu non l'hai mai fatto questo come tank, vero? No. Questo fa male, tanto male. Cioè, siamo peggio forse di Alurial di ieri, quindi no, non è vero. Molto cioè, allora adesso dopo dipende, io non so come sia il Demon Hunter, non so e non me ne frega un cazzo, però in generale in pratica allora 5 stack non di più, soprattutto qua fai 4 pericolo di esatto mi raccomando, evitate, evita anche tu chiaramente il laser, quindi spostati in base a dove fai il laser. Non perdere quando fai pugni, certo. Quando fai pugni, stacci dentro, remember Beppe, stacci dentro. E alla terza volta che dai pugni sul ponte lo spacca, quindi tu devi, vabbè che tu problemi di movimento non ne hai. Però te lo dico, non stare ad appisolare lì perché sennò finisci in acqua. E niente, quando tira i pugni che io e Franci stiamo sotto, è meglio che mi lanci qualcosa, vero? Ovvio. Sarebbe meglio, sì. A meno che non sei full vita e non hai le stack di Searing Brand. Soprattutto qui se hai della roba che assorbe la magia durante quando hai le stack addosso, tiratela perché si sente molto la differenza. Sì, anche perché sennò gli aller gioiscono. Ma più che altro arrivi a 10 stack fa tac tac morto. Sì, fai il funghetto atomico. fai il funghetto atomico. Sai, gente, l'ha fatta bere stavolta la flasco, no? Sì. Meno male. Allora. Quante Due. Okay. Siamo in 15, ci stiamo tutti. Comodi. Qualcuno dentro una casa. Pazzo scenarista.
Mannaggia. Quegli scenari che tanto piacevano ai tempi di Pandari. Che hanno eliminato infatti subito. Poveri scenari. Ah. Altro poi quando, i nuovi che erano usciti c'erano uno Blood on the Snow, messo sangue sulla neve, che praticamente era peggio di un instance, ma molto peggio, e non droppava un cazzo. Quanti picchiavano quei troll. Mamma mia, cioè era molto più difficile di un instance e non droppavano un cacchio di niente, ma niente proprio, però li dovevi fare, figata, eh? A caso. Caso. Fra? Via, che? Via, via. Pull, no. Fra, quando fai pull, dove fai? Destra, sinistra? Ah, io sto sempre a sinistra. Ok. Però, guarda, ti compaiono delle cose marroni sotto, quindi non è... No, è per sapere se tipo ci dovevamo spostare per il raggio o meno. Se ti compaiono delle cose marroni sotto. E non hai il pannalone, un problema, sì. Esatto. Ok, erotismal pool, benissimo. Mi raccomando ragazzi, gli ad. Uber lag, mi sembra giusto. Ancora Uber lag, non so cosa stia succedendo, ok. Ok, Galil man esploso. Hey, stack. Ce l'ho. Pugni ragazzi, pugni. Via da sinistra. Cioè, via, perché mi ha strinato qui? Ci sei, Galil? Quando vuoi prendilo. Preso. Pozze ragazzi, pozze, ad. Ramaddo. Sotto. Ah sì, si scioglierà adesso. Contusione ragazzi, tank. Ah, che botta. Famiglia. Ma solo a me sta laggando male il gioco? O... Troppo sì. No, a tu. Ah, ecco, perfetto. Cioè, sembra di vedere la moviola con la replica. No, a me inizia ad assaltare improvvisamente. Caffa! Che botta. Via ragazzi, via. Boss, c'ho 7 stack. È ci sei. Via. Perché non te lo ripete. Mamma mia, che lag, ragazzi. Sì, intanto dalle botte. Cioè, a Link, è iniziata a Link, praticamente vedo le cose a scatti. Vedo le azioni del boss a scattone. Pugni, cafra. Perfetto. Di controllo. E ad responsabile capo reparto. Non che sono abituato col buon Beppe. Prendi il boss se puoi. Già preso. Oscilla. Pugni. Sta laggando di morte. Oh. No, Cischi non morì. Che porca puttana è. Via. Rompe. Via. Tauntar, preso. Occhio al laser. Sembrerebbe essersi... No, scherzavo, non si è sbloccato. Ho visto il boss che ha fatto un'animazione anomala col laser. Via dai pugni, raga. Avevo visto qualcosa sulla parte sinistra, pensavo fosse qualcuno, invece era di Pet. Pet infami! Cosa ci fanno?
Ad, ragazzi, ad. Prendi il boss quando vuoi. Lobo. Sì. Andiamo un po' più avanti. Laser, laser, laser. Perché sto sarando? Ah, no. Morto! Eccolo. Madonna mia! Ci sono morto insieme io. That was for Tyrion. Una bella chest. Che non mi serve. Perché io sono leggendario. E la puoi tradare? Penso di sì, perché non l'ho presa con la monetina. Ferro. Ferro, fa vedere. Ma qualcun altro, non credo. Ferro. Aspetta, però è quella del set che non avevo, eh. Aspetta, aspetta, aspetta. Infatti. No, non ce l'ho quella lì. Aspetta che Africa. Iron. Ovviamente niente. Iron. Ferro, ferro, ferro. C'è un problema. 885. No, no, facciamo il botanico. Vai tranquillo. Tanto già 885, non cambia un cazzo. Vabbè, dallo zio per guardare dopo. Ma i Demon Hunter usano le iron? Da tank c'ha ferro, sì. Per quello la rollavo dopo specchi. Ma dalla lui, se gli serve, dalla lui. No, no, ma è pure tranquillo che me... Meno mi chiedo di tankare, meglio. Andate pure voi. Vabbè, divertite. Dove fugge, signor Corlo? No, no, a chi? Con chi parli? Con me? Sì, mi serve un follow. Ah, pensavo che fosse una roba. No, no, dobbiamo. Cosa facciamo? Astromante, Croticondrius. Botanico. No, Ticondrius, cosa ha fatto Ticondrius? Cosa è morto? Quando inciampo. L'arma di Elin. Ticondrius non l'abbiamo ucciso. No, questa settimana no. Come no, se lo uccidi con un heal all'1% è morto per 3 settimane. Più per 2 settimane. Ah, dai. Salvo cose strambe. Stasera secondo me stasera ti conto se si spaventa. Non c'ha un druido, ne ha due. Tirateli fuori quelli perché. Yeah. Aspetta. Con molta attenzione a non pullare Paolo Fox. Aspetta che li vado li... Ah, ok, perfetto. Qualcuno li ha già portati fuori. Solo che io riesco a portare fuori uno. Che laggate, mamma mia, ma che è? Ovviamente. Lungi da me. C'è sta cosa che frulla qui. Potrei aver fatto una cazzata. Quanti sono? Cioè, ha pollato con uno scudo. Togli il potrei.
Io prima di fare sto pull devo levarmi i pantaloni. No, ho sbagliato, mi sono ghiacciata. Ma che pire. Cambio un attimo. Oh, sono esploso. Io mi ero messo vicino a Poggit, però siamo morti lo stesso tutti. No, ma tu lo devi lasciare solo, devono morire. Cioè, è una non trappola. Non devi andarci vicino, è una trappola. Esatto. In realtà c'è una mina. Che se ti avvicini esplode. Cioè, anzi, esplode comunque, però così ne esplode. Vedi? Io morirò. Non è vero, mi curo. Comunque si sono impegnati a fare più gli add che i boss in sto raid, sarà roba. Sì, no, infatti gli add sono atroci. Altro che legione. Però vabbè, anche di pullarli fuori, eh. Ti prendi sti 5 add, devi vedere il mitico, cioè ti fa alleati. sai quanto durano i boss? Pensavo di averlo dato. Sempre quella. No, si era bloccato prima. L'astromancio. Ok. Allora. Ok, come non detto, devo andare. Ok. Buona continuazione. Ciao. Paccone. Allora, ha già fatto i gruppi Robby, li sta facendo. Allora, comunque, intanto ve lo spiego. Devo spiegare solamente poi a cosa, a Zillo. Allora, questo boss ha tre fasi. Quattro se conti la prima. Allora, diciamo che a te ti interessa la seconda fase, quindi la fase del ghiaccio. La terza fase che è quella del fuoco e l'ultima che è quella del vuoto. Allora, la fase del ghiaccio funziona così. Un tank parte, si prende il debuff, l'altro tank glielo taunta, aspetta di essere colpito dalla meteora, a quel punto ti arriva un debuff e devi praticamente avvicinarti ai giocatori, ok? Per togliertelo. Sì. Devi prendere almeno 3-4 giocatori e te lo cavi. Poi, altra meteora, aspetti che ti caschi in testa, ti debuff, tocchi l'altro gruppo di giocatori, detto dunque seconda meteora, terza meteora, stessa cosa, ritorni dove sei andato la prima volta. Quindi se sono diciamo, due gruppi, se sono tre, diciamo tra i due gruppi, nel senso all'esterno tra i due gruppi, poi sì, cioè, te parti, te puoi scegliere, cioè, parti, sei davanti, ti metti qua, boom, meteora, gruppo rosso, poi ti metti qua, bam, meteora, gruppo blu, poi ritorni qua, bam, meteora, gruppo rosso, e poi a quel punto lo devi già tauntare, perché sicuramente il tank c'è già. Sì. Questa è la fase di ghiaccio. Fase del verde. Allora, stesso discorso del debuff, l'unica differenza è che la meteora la devi fare, cioè devi fare esplodere la meteora vicino alle pozze verdi, possibilmente lontano dai giocatori. Una cosa, quando intendo vicino, non sopra. Tu non ci devi mai stare sopra alle pozze verdi. Okay. Esatto, sennò ti prendi il debuff. E la fa quattro volte, se non vado avanti. Ultima fase, fase del vuoto. Praticamente la fase del vuoto, chi dei due tank si prende la meteora deve allontanarsi il più possibile, quindi portarsi ai bordi, spawnerà l'addone che tutti quanti dovremmo uccidere. Mi raccomando, non guardare il boss quando fa la nova, perché se scappi tu, il boss il lad ti segue e 9 volte su 10 si avvicina al boss e diventa immune ai danni. Ok? Ma devo stare attento a fare come al solito, a girarmi quando fa la nova, perché sennò poi mi manda in fia. Esattamente, proprio così. L'unica cosa è che tu, a differenza di quando sei DPS, se lo fai da DPS, uno scalpellotto e via. Se lo fai da tank è tendenzialmente un wipe, perché il boss si abbraccia l'AD e viceversa, e dopo è un casino. Ok. Allora, per quanto riguarda invece le cose da sapere, c'è la nova di ghiaccio, dovete stare vicini,
ok? Frost Nova, dovete stare vicini. Vil Nova, dovete allontanarvi tutti quanti dal boss, quindi fase del fuoco. E Nova del Void, ci fai una sega. No. Più stack per tutti. Tutto chiaro? Boss, più schiaffeta. Esatto. Una cosetta, non so se gliel'hai detto perché ero distratto, ma la fase verde, no? Quando ti mette pull gravitazionale, mm-hmm, la meteora, devi pulire le robe verdi senza andarci sopra. Sì, 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 sì. Librela ai lati, perché se no la gente non può andarci. Esatto. Okay. Lo diamo tre volte. Allora, i gruppi, gruppo 1 blu, 2 rosso, 3 a caso. Perfetto, il 3 sono gli emarginati. Incursione. Allora, Zarma da... No, scherzo. Zarma da Zarma, va bene, ok, a posto. Quindi gruppo 1, rosso. Blu, scusa. Frato, cosa fai? Rosso, blu, rosso... Come mi esce la prima volta, perché se te lo dico adesso poi sbaglio. Tu fa, esatto, tu mi raccomando, controlla, se lui fa rosso, blu, rosso, tu devi fare blu, rosso, blu. Tutto chiaro? Dove era Ronina? Eccola lì. Ti voglio vedere meglio e quindi ti metto la stellina. Io mi tengo la, io mi rimetto la luna, eretico. Adesso che non c'è Matt. Figlia della stella. Ecco. Zarma, se puli t'ammazzo. Sta brutta. Vai, vai, pull. Avete fatto... Ok. No, sì, ci stiamo, ci stiamo. Ok. 5, 4... 3, 2, 1. If only you knew what lay beyond. Qui dovreste stare, vabbè. Giusto una cosa, i primi tre colpi che ti dà, non si sa perché ti fanno il triplo dei danni. Ho notato, infatti. Sì, è stronzo, Poi dopo non fa più un cazzo, però all'inizio. Così. È un simpaticone. Sai, Zen è spaventato, tiro tutto. Ok ragazzi, gruppo 1 blu, gruppo 2 rosso. Però Zarma, se stai là la prima volta che fa la 9 fai la fine del Fante di coppe, te lo dico. Fa un po' come ti pare. Poi maledetto mi servi per le stack. Tanto. Preso. Io sto per con... Quindi fai blu, rosso, blu. Okay. No, cioè, vicini ragazzi, vicini. Io devo iniziare. Okay. Sì, sì, no, sì, sì, cioè, ho capito, eri tu che facevi blu, rosso, blu. Sì. Esatto. Sì. Direi che sto debuff ha rotto un po' le palle, scusa, cioè... Marginati o... Marginati, marginati. Nova frigida, ragazzi, avvicinatevi. Fase 2. Ok, fase 2, ragazzi. Sì, un secondo. Qui com'era per i verdi? Come nel normale? No, devi stare leggermente più al centro. Poi okay. Praticamente quando hai il debuff non dovete riempire l'ultima zona più lontana. Perché quando fa la 9 devi andare da lontano. Non devi troppo andare che farla, perché è un po' più difficile passare.
adesso non so dove andare. Yes, mi raccomando, i buff, non toccate le pozze se potete, se no state male. Via ragazzi, lontano. Ok, riavvicinatevi. Levale più a destra che a sinistra le cose verdi, perché ci sta un po' di gente bloccata. Infatti. No! Cosa è successo? No, mi stava buttando la meteora addosso. Sono scappato giusto proprio. Ho visto, mi sono spostato io, infatti. Dai. Ragazzi, non mi metto addosso. Ok, occhio adesso che le pozze cominciano ad essere un po' hardcore, quindi okay. Beh, mi dovrebbe cambiare adesso il 33%, visto che adesso tra 1% dovrebbe cambiare. Yes, ok, andato in fase. Buono. Tiriamo Hiro quando sta per morire l'altro. Sì, esatto. C'è l'attack Afra, quindi ci pensi te. Quando io ho ragione. No, ce l'ho. Dopo chiaramente il secondo tank che si prende il debuff, quando c'è il secondo AD se ne sta lontano e è da solo, ecco. Chiaramente si ricordi di non guardarlo anche lì. È spawnato. Ok, AD ragazzi, qui sull'AD. Ce l'hai tu, però? Sì. Non guardatelo, non guardatelo. No! C'è girato tutto presto. Mollami. Non guardatelo. Dopo di questo tirate Hiro appena è finito. Hiro, via via. Hiro, ok. E giù sul boss, grande gangbang, fatevi molto molto male, ma tanto. Che è abbastanza alto. Scappa, vai, vai, vai. Ok, mi raccomando, ricordati di non guardare il boss, mai. Sei sul bordo, mai. Sei sul bordo. Ok, giratevi tutti di spalle rispetto a lato. Spalle attivi. Guardatelo. Ci siamo. Merda. Già. Bravi. Oh, che palle. Zarma ha tirato un pezzo dal set, oppure che cade al gruppo. Sì. Remove. È critico. Oh, c'è le... Vabbè, è bellino questo qui. E di nuovo le monete, ma fa. Okay, no. I guanti qui non riesco a dropparli, E ora il bifanico. Ah, andiamo a farti cose. No, no, c'è poi c'è. Vai. Sì, Tico, ti conta. Tico, ti conta. E comincia. Mm.
Non so dolore. Già. Già. Sì, grande gangbang. La cosa mi dice che tirerò il drago, così giusto per... No, perché ne hai paura? Guarda là, si sono rimasti male che gli ho tirato il drago. Ho detto muori. Io so perché sti ad muoio sempre. Non capite il perché? Ma sempre, quando intendo ah, sempre. Ma non siete andati al botanico? No, no, Ticondrius. Che teoricamente ce lo dovremmo riuscire a levare prima. A riguardo di logiche sì, è più facile. Ormai ci abbiamo il buff. Perché c'è la prossima volta? Okay. Oh. Occhio che questo, ricordatevi di dispellare la volontà della legione. Lasciatelo fuori. Esatto. Ho portato degli amici. Ho visto. Perché sento? Ah, ecco. Che ci sono degli add di sotto, un po' di amici alla faccia di cazzo. Giusto due proprio. No, erano due, erano. Tra c'è anche questo qua di. Ma forse se ci sono degli imbucati, non lo so. Ah, ok. Quindi dici che è una festa sorpresa. Ah, va bene. C'è un fucile a pompa dentro Destiny che si chiama Imbucato alla festa. Ma no, ragazzi. Volontà della legione, volontà della legione. A me. Ok. Bene. Io rimarrei fuori, ragazzi, eh. Mandate il paladino là a fare il suo lavoro. Lavora. Eh no, che ho la fobia, Elisa, perché tutte le volte che vado a farla, oh, non dispellano mai. Cioè, ti vedi, capito, che vai ad abbracciare il boss, tutti quanti. Perché così diventi l'orso abbraccia tutti quando ti becchi quel debuff, cioè è imbarazzante. No, schi volontà della legione, pocket. Beh, che ormai alla peggio puli boss e si resetta. Muori solo te. Aveva girato nella stanzina, aveva girato nello stanzino a sinistra. A sinistra? Sì, quindi andava a pullare tutti quegli add. Ah, ho capito. Allora sto coso, cioè è proprio bastardo, è entrato qua. Bello sguardo, uccidete, bello sguardo. Che a ballare sembra un cavallo. Padrone Robby.
E sono cresciute anche un bel paio di tette. Perché questo è Robin Hood, un uomo in calzamaglia. Esatto. In realtà era un piacere che siate tornato. Oh, peccato, sì, sento che vedo che avete perso le braccia in battaglia. Ma vi sono cresciute le gambe. Allora, venuto un uomo in calzamaglia. Ci vedo. Non ci vedo più. La sua maestà, il vostro neo si sposta. Questo che faceva è diverso dal normal. Allora, fa il debuff che devi correre incontro. Allora, dunque, sì, esatto. Dunque, allora, da tank, io te lo spiego, cerco di spiegarlo velocemente da tank. Allora, diciamo che da tank tu devi guardare i blobbini, quindi in pratica quando l'altro tank o tu prendete i blobbini dovete switcharvelo. Chi è blobbini corre verso il rosso, si mette qua. Sì. Sì, esatto. Poi con la mini ghigliottina che tagliava le carote, vabbè. Giusto, mi è venuto in mente questa cosa, ma dicevo, corri sul rosso quando hai i blobbini. Dopodiché ritorni sotto al boss e ogni volta che vengono fuori i blobbini ve lo switchate. Allora, quando vengono fuori gli add, oltre ai blobbini ti devi prendere gli add. Da prima vengono fuori due elfi, uno qua e uno dall'altra parte, ok? Sempre davanti a queste due porticine, li prendi e sempre qua nel mezzo, grande gangbang. Quando viene fuori il demone, nell'ultima fase, spawna dal di qua, quindi tu praticamente te lo ritrovi addosso. Okay. E mi raccomando, cerca di stare sempre sulla destra, perché adesso io... non ho visto che nessuno ha messo il flay, però di solito qua sulla destra, scusa, sulla sinistra ci vanno gli appestati, ok? Ecco, sì, sì, e... qua giù. Gli appestati chiaramente qual è il loro problema? Che quando fa lo sciame becca gli attende a mira, cioè mira gli appestati, e se ti becca a te che non sei appestato ti mette la peste anche a te, ok? Oltre a farti male, ovviamente. E per il resto da tank non c'è nient'altro da dire, a parte che fa male e basta, a memoria c'è solo quello lì. E l'altro che l'ha messo? Era qua a destra, lui capita, qui, a pari di qua, a questa altezza. Sì. E per il resto, esatto. No, per i DPS in più c'è il gesto debuff, che è questa specie di sigillo verde che vi appare sotto i piedi. Si chiama marchio di Argus, sigillo di Argus, insomma, una roba del genere. Pratica cosa fa? In realtà un cazzo, nel senso che ve lo potete tenere addosso abbastanza a lungo. L'unica cosa è che quando ve lo dovete cavare correte addosso ai melee, in pratica. Cosa succede? Esplode, fa un milione di danno a tutti quanti. Quando ve lo chiama, allora lo mette sempre a due persone, dovete chiamarvelo in ordine, chiaramente, cioè chiamarvelo, dice vado io per primo, bene, chiaramente guardando la vita di tutti, il primo se lo cava, il secondo aspetta un po' che la vita sia ritornata a livelli decorosi e poi se lo cava. Ricordatevi di stare un filino un po' più lontani durante il fight, perché se vi appare il sigillo e siete attaccati a qualcun altro, esplode subito. Quindi rischiate di fare un po' effetto polveriera. Per il resto è uguale, a parte che fa un po' più male. Mi raccomando, le colonne nascondetevi subito, perché fa tanto male e basta. Solita roba. La solita roba, fa male. Esatto, dolore. Con un contro uno di fa male. Niente, facciamo l'appello, perché Giulia. Sì, infatti.
Tutti pronti, bene, io faccio DBM, quindi preparate. 5, 4, 3, 2, 1. You think getting past a few power means you can stand against the true son of the Legion? Allora, debuff su Cischi, Cischi vai della zona, nella zona pestati. Bombe, ecco, questo è quello che è quello che è fatto polveriera. Ok, ci sono i blob. Troppo vicino alla zona viola, cambio il flare. Viola? No, 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 è che dovete stare un filino più staccati tutto qui. Quindi Darnia e altri. Per fare gli altri. Zona appestati anche loro. Primo marchio. Con lo sciame, ragazzi, tiratevi un CD se ce l'avete. Chi colonne, ragazzi, nascondetevi. Fate anche gli ad veloci, che ho visto che ci sono ancora dei blobini là dietro. Ok, debuff. Quelli con debuff nella zona di quarantena. Sciame, ragazzi, occhio alla vita. Cafra sta laggando. Mi sembra una cosa buona e giusta durante il boss. Prenditi il boss, Kafa, prenditi il boss. Mentre stavo io sentivo quello che mi diceva di BM, quindi mi basavo su quello. No. Echi, ragazzi, echi. Poi Robby, cavati anche te. Vabbè, ciao Robby, mi sta... Non ti senti. No, cosa ho fatto? Perché ho messo il teschio? Non ho sbagliato. No, adesso comincia. Datemi una pallina. Strinate questi cosi qui. Mi mira. Quando prendete le palle, prendete, che detto così so che suona, ma però l'idea è quella. Io. No, Rayer, cosa è successo? Perché erano molto tempo di finire il debuff. E lui escono gli altri, vero? Sì. Porca boia, ma che cos'hanno i boss stasera? Che lag, mamma mia. Vengo a togliere il debuff. No, fatto di lag, cioè... Ah, ho capito, no. Sentirate indietro. Devi prendere gli altri. Cercatore. Devi prendere anche gli altri che ci sono. Andate verso di lui comunque. Lo dico anche per me perché io sono sempre scarso. Ma no! Sciame, ragazzi, occhio. Il rosso è scomparso senza motivo. Sì, l'ho già preso io per sbaglio. Adesso lo rimetto, scusate quel pallino. Diceva, stava bene con l'arredamento. Sì, era l'IKEA style, veniva guastato dal... da quel flare rosso. Ad prendo io. Dov'è? Io non lo vedo. Quale spawn? Però non. Occhio, ragazzi, con lo sciame. Questi ci possono stare sotto al boss. Non c'è. No, si curano. No, questi si curano anche loro. Però ho visto che sì, non hanno. Sì. In teoria il dentino ce l'hanno, però vedo che muoiono come degli stronzi, quindi va bene. Vado a togliermi il debuffino. Sì? Si è ribloccato il gioco. Ragazzi, orca boia, è morto il tank. Si è completamente bloccato il gioco. No. Ah, c'è un CD band. Qualcuno switchi tank. Tank
Io ancora non posso passare, mi dà CD. Vabbè, è morto Zarma. No, Darnia. Ah, peccato. Non, è, non era andata male. Però non ha senso. Ha deciso di frizzarsi il gioco proprio in quel momento. Quanto può essere stronzo? Tu devi morire, che merda. Io avrei 55 secondi. Ah, no, bisogna che cosiamo, bisogna che tirano sul tank. Se c'è se schiavi di armi. Fate tutto l'aria che potete sui blobbini. Così. Sì, esatto, tirate tutto. Ma se resti meglio non posso adesso più farlo, no? No, no, perché c'è il timer in ride, infatti. Sì. Bisognerebbe per... tenete su Tider, ragazzi, tenete su Tider, perché sennò fate anche sto cazzo di add maledetto. Ok, un altro. Ma è buonissimo. No. Sì. Niente, ragazzi. Vabbè. Mi è andato. Purtroppo c'è stata sta sfiga qua. Qua andava bene, dai, possiamo lei. Era sì, andava bene. 20 semplici. Va bene, su di me. Cafra con tutta nuovo. Magari non è tanto quello, perché comunque funziona ancora. Mi date un res che vado avanti in bagno. Arrivo. Sì, sì. No, comunque stasera i boss vanno male, eh? Anch'io ho visto che all'astromante no, Crosus e questi invece ha ticcacciato un paio di leppe, che cacchio, tra l'altro la tenza verde, cioè, non capisco proprio così, perché gli girava male, non perché, ma, ah, cos'è, no, cioè non è mercoledì, era ieri, quindi teoria di solito, quando fa la manutenzione la roba va peggio, vedete sto giro giovedì, vabbè. Mi hai tradito con il follow, sono rimasto a correre su una... Parlavi con me? Ovviamente. Non metto follow su personaggio. No, sai, ci siamo abituati con Beppe, che era sempre FK e metteva in follow, quindi lo lasciavamo impiantato. Ormai è abitudine far impiantare la gente. Già. Tutto buon cuore. Uff.
eccomi. Ci arrivate o corro? No, no, te l'avevo mandato, ma è scaduto probabilmente. Ok. Comunque andava bene così, non è che... Ovviamente, sempre colpa mia. Immagino che abbiate già fatto Ariadne di Ariadne, il World Boss. Sì, ieri sera, sì, però dopo se male rifacciamo. Ai ai ai. Già non lo sopporto più sto tizio. Tutti pronti? Ok. Pronti. 5, 4, 3, 2, 1. Giù. Piaceva il 2. Porta fortuna a portare al 2. Ok, ci siamo stati. Speriamo. Primo viene Rove. Sciame. Yaga. Quarantena malefica. Yeah. Blobbinis. Colonne, ragazzi, colonne. Ok. Occhio ragazzi che... Sciame, 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 occhio. Ok. Occhi, vicini. Sciame ragazzi, sciame. Cos'è successo? Allora, secondo me che era Galil, perché è andato verso quelli che avevano... No, perché è corso addosso a quelli che avevano lo sciame. Ah. Corso vicino a quelli che avevano lo sciame, infatti è per quello che secondo me è morto sul colpo.
La palla. No, perché mi ha preso? Niente, mi è riuscito a beccare. Ok, adesso resuscito Galilman. No, ma l'avevo appena avuto la piaga. Niente, non guarisco. Mi raccomando, Galil, quando ti cavi il debuff, cerca sempre di rimanere qua sulla parte non di quarantena, perché se finisci di là ti becchi tutti gli sciami in un unico colpo. Ok, arrivano anche gli altri. Ok, perfetto. Vabbè, uno se l'ha già cavato. Sciame, ragazzi, occhio. Ok. Non venite. Vabbè, troppo tardi. Bene, piave. Tanto era da cavare, non era una brutta situazione per cavarselo, dai. Ma io, almeno sembrava, poi non lo so. No, no, vabbè, infatti. Le bestemmie degli healer. Ci sono gli AD, eh? Ci sono gli AD e quelli anzitempo. Quelli fuori. Cowboy, ragazzi. Sciame, ragazzi, siete. Cazzo, eravamo messi malissimo. Chi ha lo sciame non si deve muovere, perché se si butta in mezzo agli altri, poi succedono i disastri. Capito, ragazzi? Mi sentite? No, Corla, non ti sentiamo. Mi sono preso un attack, c'era uno qua, uno con lo shield, col debuff qua. E secondo me avrebbe dovuto anche fare un po' di guru, però. No. Vabbè, oh, fate voi, ragazzi. Incubo putrescente, ragazzi. Cioè, scusate, è un atto illusorio. Questo non mi ha flashato, incredibile. Sì, questi flash qui sono terribili. Non ti danno neanche il tempo di spostarti. Sì, che dopo ecco, poi prendi la serie. Eccolo. Sì. Pallina, ragazzi, pallina. Niente pallina, ma sono viva, quello è l'importante. Okay, cavati quel debuff cischi per piacere, che da quant'è che ce l'hai? Non si toglie. Cioè, ho preso tipo 800.000 persone, non si toglieva. Iro. Non scegli tab, no? No, adesso no, va bene uguale, va bene. Non perdiamo anche il debuff che abbiamo messo qui. Fester and die. Addone? Fatelo subito. Polverizzato. Si è sciolto. Fate anche gli altri elfi che sono ancora vivi. Madonna, che lag. Che miseria. Ce l'ha il boss? Sì. Ce l'ha. Sciame, ragazzi, sciame. No, ma ci muoviamo insieme. Porca vignacca. Infatti cercavo di scansare anch'io, ma andavamo alla stessa parte. Perché non vi ragazzi le colonne, ragazzi, no. Colonne, porca miseria. Aspetta, su, non è successo niente. Insomma, qualche cadavere qua e là, ma va bene. Se il boss non muore, se l'AD non muore, non posso pigliare il boss. Ok, vai, veloci con gli AD. Quelli piccoli possono pure stare. Era quello grosso che... Piano. Chi vuole la violenza? L'altro tank. C'è rimasto un blob, ragazzi. Robby è morto, aspetta che... solo che abbiamo già usato il coso. Colonne, dietro le colonne. Via.
Globino. Mi ha rilaggato, ma non ci credo, alla stessa maniera di prima. Addio, ciao. Vabbè. Serata. Beh, 10% è andata anche bene. Peccato. Andava giù. Ma ha fatto il lag quando abbiamo lanciato. Si sta attenti. Vaffan bagno. Vabbè, cazzo, stasera sì, non va tanto bene. Liro, tiriamolo appena finisce la seconda notte, perché abbiamo 24 secondi anche del buff che prendiamo dai pipistrelli. Così tanto l'AD facciamo in tempo a farlo mentre siamo sotto Liro, il primo AD, quindi intanto meniamo lui. Non ci gliene diamo di santa ragione. Giusto. Buona idea. Avevo finito la potion. Overwhelm. Già. Non giocchiato degli ad. Io c'ho 1600 di latenza del reame. Parti. Adesso sembra si sia. A me sembra che si sia un po' stabilizzato. Anche il reame a. Il reame a 3,50 circa, 3, sì. Adesso invece sui 98, 96. Ma durante la battaglia che larga, perché così no, dopo quando c'è confusione fa apposta, maledetto. C'ho che provare a ricaricare l'interfaccia. Non conterà niente però. Aspetta che rimetti i flare, se sono andati. Perfetto. Allora facciamo l'appello. Allora, ci siamo, il seguente a Pocket. Ci sei Pocket? Ok. Parto, eh? Vai. Siamo ragazzi. No, cos'è che ho fatto esplodere? Perché è esploso? Perché eri vicino, Se non ci mettiamo più spreadati, è un casino.
Colonne. Ok, chi ha il debuff mi raccomando stia sul verde. Boh, vabbè, mi sembrava di aver messo i viola evidentemente. Vabbè, comunque dall'altra parte. Esatto, mi sembrava di aver messo i viola, di vero, però occhio allo sciame, ragazzi. Tirate su perché il necrofago è su di me adesso. Sul posto, beh. No, questa è una brutta cosa. No, buono. Correva. Usate qualche CD difensivo. Ok, adesso fa le colonne. Ok. Colonne, ragazzi, colonne. Notte illusoria. Papi, io non sono riuscito a scansare. Maledette palle, o non riesco a prendere uno. Più pavimenti di pistole uccidiamo, più ne sparo, se non mi sbaglio. Sì. Intanto è il primo che prendi. Ok, piaga su size. Add. Allora, fammi togliere da qua. Non riesco a non fargli quella del doppio. Colonne. Mi prego colonne con lo pozzo. Cioè, che cazzo. Vengo a togliere il buff. Uh-huh. Il primo esplode addosso qualcuno. Non si toglie. Infatti non si toglie subito, boh. Perché non c'è abbastanza persone. Ce ne servono almeno 3-4 persone per levarlo. Non c'è due persone. State tranquilli. Leva, si leva. Sono ancora 10 vivi. No, sono morto. No, non fa niente, quelli me li prendo io per extra. Ce ne abbiamo 3. Tu che non riesci a toglierlo? Sotto dai mili non si toglie. Colonne con la piaga. In teoria no, per. Il problema è che come mili è un casino. Ma fa farmi tutti prima e... No, non muove il cambacresso dei mili. Ne erano 3 uno sull'altro. Ah, beh, non so. Purtroppo da mili è un po' un casino. Adesso io uso i CD, quindi... Prendetelo tutti. Oh, vabbè, cos'ha? Laggato? Doppio scia. Simpatico. Ma l'avete preso io. Io adesso allora. Sì, abbiamo in 3 la palla. Batterese, sì, adesso lo faccio. Uno. Lo tiro su. La cioè, era anche un buon momento Zarma per farsi esplodere. Ma che tirate Iro di nuovo però per il Zarma. Che l'avete restato dopo l'Iro. Subito sull'azzurro rosso.
Addone simpatico. Uno esploso, qualcuno è caduto, benissimo. Guarda, mi sei il tank. Esce a me. Cazzo, c'è un ADA ancora sotto, eh. Quello muore adesso. Colonne, colonne, ad, colonne, ad. C'è un ADA che non... Zarma le colonne, zarma le colonne. Evidentemente no, perché hai preso un sacco di danni. Vai, vai, vai. No, come mai c'è il box? Fra, si è bloccato ancora. Fra. Senti, sempre, sempre sullo stesso punto. Sta andando in rage. Sì, per forza. Ah, ma si tirava giù. Si è curato forse? No, non si cura, non si cura lui. Per fortuna almeno quello non si cura. Meglio di far tankare qualcun altro fintanto che hit, perché sempre allo stesso punto lo fa cadere. Lui per il momento fa DPS, no? Io vado, perché domani ho altro mattino di 5, mi dispiace. Ah. Sì. No, te Zarma. Ultimo traino, eh? No, non ce l'ha fatto. Sono già due mattina alle 5, devo fare altre due. Quindi... Niente, buonanotte, Giano. Buonanotte, Ale. Ciao. Ho sbagliato ciao, anche te. Dai, buonanotte. Ciao. Ok. No. Ci sei, Cafra? Ti sei ripreso? Vorrei uccidere qualcuno. Dai. Ticondris. Ah, magari tiro un mostico a Zarma. Resuscitatelo. Sì, che intanto riapro il gioco che ho buttato giù pure quello. Ah, è proprio disconnesso, ok. Sì. Sparito adesso. Scusate, ma ho fatto apposta. La laggata non la comando io.
sto giro ci crepava sicuro. Credo. Spero. Non lo sapremo mai. Ma sì, vai. Ma sempre lì al 10-11%. Ok. Colpa di Zarma. Sì. Assolutamente sì. Se potete restare, okay. Perché mi è scaduto. Il Zarma non è colpa dei mi- che so pochi melee e non esplode, grazie. Il fatto è che se tu vieni dove stanno i melee e sopra il tank, vieni proprio dove stanno i tank a tankare, esplodi al 100%. Avvicinati un po' di più, non andare solo sui DPS. Poi dopo un'altra cosa che vabbè può sembrare sciocca, ma quando venite a farvi esplodere, dovreste, in teoria, stare anche attenti allo sciame. Che se andate vicino a chi ha pestato, poi dopo sono tanti danni, anche perché cioè, ti becchi tutti gli sciami di quelli che sono in traiettoria, fondamentalmente, quindi sono dolore. Comunque, essendo che cioè, siamo più ranged, no? Se tipo lo facciamo esplodere tra i ranged, tanto comunque fa danni a tutti. Potete farlo come volete, insomma, quello è, diciamo, a discrezione. Di solito si viene sui melee perché uno o due, di solito almeno ci sono, cioè due persone di solito almeno ci sono sempre, in linea di principio, abbastanza fisse solo per quello, però cioè, è uguale, insomma. Lo so, purtroppo la crisi di panico, visto che stasera la fa da padrone con quei marchi. E una stupidaggine se invece noi siamo tutti in questa zona e chi ha il marchio va più avanti tra noi e meglio prima di andare a farsi esplodere, in modo che evitiamo di far esplodere tutti i DPS, no? Cioè cercare di fare il combattimento per gli healer, se riescono a curare tutti. No, lo dicevo in questo semicerchio qui dove c'è adesso Roberto. Qui più o meno siamo tutti ranged e chi ha il marchio va tra il boss, diciamo i melee e i ranged, di modo che non dovrebbe rischiare di prendere nessuno e poi va a toglierselo dai tank. Non so, ragazzi, se già siamo uniti così già subito esplode appena esce, cioè non si può riuscire che esplode. Esatto, perché se comunque siete poi troppo perché, vicini, sì, esplode, se ci sono due entro 6 metri, quindi ragazzi, dopo i marchi purtroppo lì bisogna che vi gestiate un po' voi in base all'esigenza, quello è una, anche proprio un po' di... cioè non è una cosa meccanica, capito, è anche un po' successo sul momento. Anche tenerselo, non è difficile, io cioè, l'ho tenuto per un sacco di tempo e sì ho il problema quando ci sono i piloni che ti devi mettere dietro che esplode quasi sicuramente. No, però per il resto niente, no, adesso bisogna provare, perché tanto proviamo, vediamo un po' che cosa viene fuori. C'ha la pelle intorno. Tutti pronti? Bene. Vado col DBM allora. Cinque, quattro, tre, 2, 1. Never trust a mort to do a demon's work. Un po' più centrale. Dai, vieni qui. Porco bello. Ecco, infatti è esploso. È uscito, è esploso subito.
Robby non gli esplode, ok. Ma infatti secondo me se lo facciamo esplodere sui range, perché ti portiamo tutti nel gruppo, via. Vengo a farlo esplodere. Esplode. Io? Ecco. Colonne, ragazzi, dietro le colonne. Vabbè che siamo solo adesso, siamo solo a 2000 effettivamente, adesso. Perché non c'è qualcuno Caboia. Per favore, c'è, ne sta attaccando nessuno, ragazzi, siamo tutti ranged, ragazzi. Il gnato. E chi? Vengo a togliermi il coso. Siamo bassi, aspetta. Scusa, sto spostandomi. Chi ha ucciso Zan? Restare Zan. No. Adesso no. Add. Vengo a togliermi il coso. Vieni qua. Okay. Perfetto. Ok, aspetta, perché... Ok, vai, cavolo. Dietro le colonne. Ok, proprio gli echi, perfetto. Porca, cioè, la nuvoletta proprio qui. Show these pretenders how to fight! My hunger, rich. Fist of them, die. Vabbè, che i bambini, ok. Lo tolgo? Sì. Colonne. Non tutte e due. Ok. Ok. Notte illusoria. Cercate di non morire, non prendere la scia possibilmente. Ecco. Però rimangono. Mi ha incollato i piedi sulle scie. Bellissimo.
Ok, lanciate Hero. Fategli male. Marchio di Argus. Feed my hunger, wretch. C'è anche l'Ad, mi raccomando, il demone. Fate gli ad. Morti. C'ho più o meno. Che bello, sto giro non mi ha lagga. Nello stesso momento. Non ti ha laggato, sono morta solo io, quindi è un buon segno. Ragazzi, blobini. Colonne. E anche gli adder. C'è l'add, ragazzi, addone. Fate l'add, tutti gli add. Madonna, che è una crofa. Mi picchia un add. Vieni sul boss. Feed my hunger, wretch. No, mi ha ucciso. Mi ha fatto un miseria. Resisti, tenete su Tider. Ok. Ma io dico, mi fa la cosa la viola quando c'ho poca vita e sto scappando. Ci abbiamo dei blob e degli add, mi raccomando ragazzi, cercate di darci un po'. Ok, add di nuovo. Dietro le colonne, dietro. Puttana, ragazzi, che roba con quel frullino. Olè, c'è anche il fuoco. Olè, così, esplosione viola sotto, alla grande. È stato bellissimo. Che ce la facciamo. Abbiamo perso due healer in un colpo. In furia. 6%. Non ci ho avuto nemmeno il tempo di tirarmi un Divine Shield. Mi ha proprio... No. 60 milioni. No, è troppo alta. Adesso è troppo alta. Non ce la facciamo col trucchetto dell'altra volta. Aziel, potevi tirare un critico da 50 milioni. Io c'ho un'idea. Quando fa gli add rossi, no? Tanto si curano solo gli add rossi. Invece di scappare e far andare via i DPS melee per farli, facciamoli direttamente sotto al boss e li facciamo da OE. Ma che poi in teoria i melee potrebbero anche non andare, però ragazzi dovete farli sti ad, cioè devono andare, si devono sciogliere sti ad. Ragazzi, devo staccare anch'io, che domani mattina mi alzo presto. A questo punto stacco anch'io. Bene, adesso vediamo quanti rimaniamo. Ciao. Buonanotte. Ciao ragazzi. Notte. Allora. Quindi siamo rimasti così, Dwiller. Poi non so. Ok, no, va via anche Sizen, quindi mi sa che non riusciamo a far niente allora. Vabbè. Cioè, ragazzi, d'altronde è così, cioè questa è la storia, insomma. Non è che bisogna prendersela tanto. Perché prendersela? Ma no, sì.